Parlo dei palermitani e dei siciliani perché sono le persone con cui
uno spigato, un abbracciarveli, un tristone, che mangi poco, senza sale, senza piacere, che si privi delle cose belle della vita e della cucina. Non è così, alcuni amici lo possono testimoniare. Testimoniatelo forse. Ora, non è così, si possono mangiare cose buonissime, cibi ingrassanti, cicciosi, gustosi, allettanti. E voglio dire, Luca nel suo libro ne parla dello street food a Palermo. E voglio dire, se ci pensiamo un attimo, le manette, le crocchette, le melanzane fritte, la parmigiana di melanzane, i broccoli in pastella, lo sfincione, ci avete mai pensato che tutta roba senza animali morti? Non ci avevate mai pensato. Ebbene, oggi questa grande verità per voi. In questo libro, tra l'altro, oltre a voler sfatare questo mito, io utilizzo poco, pochissimo, e comunque non mi trovo a incoraggiare anche altri luoghi comuni, diciamo, delle informazioni, diciamo, uno step sopra sui vegetariani. Ah, sì, vegetariano, quindi mangi il tofu, il seitan, io mi mangio patate, la pasta, la pizza, non c'è bisogno di andare troppo lontano a cercare il tofu, il seitan. Uno, che costa un botto immotivatamente. Due, si può vivere anche senza tofu e seitan, comprando i prodotti dell'orto, mangiando la pasta, la pizza e tantissime cose e alimenti buoni, proprio prodotti della nostra terra, senza andare troppo lontano. Per cui il mio obiettivo sociale è, intanto il mio sogno è che tra 10 anni, speriamo anche prima, andare in un ristorante e dire: cosa avete di vegetariano? E avere un menù enorme, infinito, speriamo anche a Palermo, di possibilità di scelta. Più che altro è appunto staccare l'etichetta che viene appiccicata sul luogo comune dei vegetariani, e soprattutto in realtà anche una questione per me ambientalista, animalista, perché mettiamola, sappiamo del fatto che comunque mangiare troppa carne, lo sappiamo tutti, fa male. Io nel mio cuore ho il sogno di riuscire a far mangiare a tutti quanti meno animali, quindi a lasciare in pace un po' la natura, abbattendo un po' quelle che sono le catene, insomma, degli allevamenti intensivi e tutto quanto, perché io personalmente, insomma, non sono molto d'accordo, non vorrei che giusto e corretto. E soprattutto, guardate come sono bella, affascinante, alta, bionda, bellissima. Cioè, si può vivere bene, in salute, senza mangiare carne, senza mangiare troppa carne, senza fare del male a nessuno, diciamo così in linee generali. Semplicemente pensiamo a quello che abbiamo nel piatto, un pochino di coscienza, magari non abbattere totalmente il consumo di carne, ridurlo, mangiarlo meno, soltanto quando ne abbiamo proprio tantissima voglia, non perché non abbiamo nient'altro da mangiare, perché le alternative ci sono, vedrete sul libro, ce ne sono tantissime, per cui l'alternativa c'è. Discorso che si incrocia, il discorso sociale, con il libro di Stefania, con cui siamo a stretto contatto perché siamo tutte e due food blogger, o in palermitano food blogger, perché non siamo tanto nel male. Per cui sul mio libro sono presenti anche delle ricette, oltre che vegetariane e vegane, anche senza glutine, perché adesso si tratta veramente di uno scopo sociale, quello di non emarginare comunque chi ha delle intolleranze, non può mangiare certi cibi, per cui il nostro sogno è quello di andare un giorno al ristorante assieme e dire: sa, lui vorrei qualcosa senza glutine e di vegetariano. Prego signore, abbiamo un'infinità di piatti per voi, ci stiamo lavorando. E poi, prego. Scusa, volevo dire, in realtà in tutti e due i libri la cosa interessante che è capitata è che comunque loro fanno, e adesso andiamo anche a quello di Stefania, in realtà una sorta di vademecum delle cose da evitare per chi è invece magari dovesse invitare a cena un celiaco, perché in realtà lei ci dice, avendo la propria esperienza da tanti anni, sa sicuramente come sia brutto trovarsi ad essere ospite a cena e non trovare nulla da mangiare, piuttosto che andare incontro a una serie di inconvenienti che appunto derivano dall'ignoranza, è vero? Sì, sono molto emozionata. Il microfono mi fa emozionare, no. In ogni caso volevo intanto ringraziare tutti che siete stati, mi sento contenta. Effettivamente vi volevo dire che se mi invitate a cena, cioè intanto comprate il libro così vedete cosa vi potete cucinare, e se mi invitano a cena piuttosto preferisco non trovare niente che non che mi si chiama porta qualcosa da casa, perché è terribile.
mi potete dire porta qualcosa per tutti, allora già mi sento poco meglio. In realtà appunto questo libro è nato proprio per questo, al contrario di Chiara, ringrazio la mamma, anche io, ma al contrario di Chiara, diciamo, per fare questo libro, perché se diciamo essere vegetariani comunque è una scelta e poi ci sono dei motivi etici per cui ci sono tante persone che abbracciano questa cosa, essere celiaci è una sfiga, quindi non lo vuole fare nessuno, non è molto, però dico, anche essere bassine è una sfiga, dico basta prendere delle precauzioni. Quando voglio stare comoda, altrimenti anche se ci va bene. È la stessa cosa, e chi non ci vede bene mette gli occhiali, e chi è celiaco mangia senza glutine. Che comunque appunto, siccome se si pensa che il vegetariano mangia le verdure bollite e tristi, del celiaco si pensano le cose peggiori, perché fino a qualche tempo fa si trovavano cibi terrificanti, duri, brutti, terribili, cioè, e poi soprattutto quando si vuole fare la conversione di una ricetta senza glutine con il glutine, diventano delle schifezze immangiabili. Allora io ho deciso che, visto che a casa mia si mangia bene, vero amore? Mio marito lo può confermare, a mio figlio non do la parola perché non fa testo, io l'ho assaggiato. Mangia benissimo e io insomma, così come le mie amiche, che qui ci sono delle amiche food blogger pure celiache che mangiano benissimo, ho voluto con questo libro dire si può mangiare bene, potete cucinare tutti bene, senza glutine per tutti, cioè non la cosa a parte per me. Dico, se facciamo un risotto, se facciamo una polenta, se facciamo un gâteau, se facciamo la carne e non la bagniamo, le possiamo mangiare tutte queste cose e non ci fate sentire esclusi e derelitti e poveri, pensate, piangente, quando fate queste cose. Quindi qui ci sono ricette fattibili da tutti, sono ricette adattate diciamo dal glutine al senza glutine, perché mentre adattare una ricetta col glutine al senza glutine è un poco più difficile, perché le nostre farine sono un po' particolari, hanno bisogno di una particolare modo di essere trattate. Viceversa, queste ricette che trovate qua, se le volete tradurre in col glutine, potete fare soltanto una conversione con la farina 00, vi vengono bene ugualmente. Per il riso sono farine abbastanza semplici da trovare, perché farina di riso, maizena, fecola, dico non ho fatto grandi, non vi chiedo la tapioca, la quinoa, il grano saraceno, il miglio, ci sono però poche ricette, perché comunque questi cereali, in ogni caso, dei grani non fanno bene, fanno meglio del grano. Il grano è abbastanza trattato, per cui insomma non fa benissimo al nostro corpo, quindi se ci abituiamo a mangiare anche altri cereali è meglio. E ora passiamo la parola a lei. Quindi sono appunto ricette che abbiamo già sottolineato, ma non smetteremo mai di farlo abbastanza, che sono adatte a tutti, anche quindi in questo caso sia a chi è vegetariano, vegano che celiaco. Oltretutto mi preme dire che entrambi i libri, al di là di essere libri di ricette, sono carini proprio perché hanno molta presenza all'interno delle autrici stesse, cioè le autrici entrano ed escono dal testo con delle riflessioni assolutamente personali che apparentemente non c'entrano nulla, come avviene anche per esempio a noi quando stiamo cucinando, che pensiamo per esempio alla pagella del figlio. Quindi è carino proprio questo entrare e uscire dal testo, o al marito che si stressa molte più della moglie stessa che deve cucinare. Quindi la cosa interessante è vedere che in realtà loro sono assolutamente presenti, e quindi non è un mero ricettario, ma proprio un libro che parla di ognuna di loro per la propria esperienza vissuta.
altrettanto esperienza vissuta è quella più che mai vissuta da Luca Iaccarino nel suo dire fare mangiare. Questo libro, prima ancora che essere un libro di un viaggio, che racconta un viaggio, cioè quattro esperienze vissute da te in quattro luoghi diversi, io penso che sia, leggendolo con attenzione, un libro in cui c'è un viaggio interiore, perché tu attraversi queste varie esperienze avendo dei ruoli diversi e quindi cresci e cambi anche tu a seconda dell'esperienza vissuta, è così? Sì, sì, assolutamente. Intanto buongiorno anche da parte mia. Vi dico per il 99% di voi che non avrà letto questo libro fino a oggi, ma che invece sicuramente stasera lo leggerà, che cos'è, così capite di cosa stiamo parlando. Sono quattro reportage, quattro storie di cibo. Io faccio il giornalista nella vita, mi occupo di cibo e ho fatto quattro esperienze che sono state prima forse delle esperienze interiori, poi in realtà probabilmente ci si conosce facendo le cose, perché sennò uno si chiude in uno stanzino a chiave e diventa pazzo, invece è meglio andare per le strade e provare a vedere il mondo. E ho fatto quattro esperienze per raccontarle. Queste quattro esperienze sono molto diverse l'una dall'altra. Una cosa che mi è piaciuta anche dei loro libri, a me i cittadini fanno delle due palle assurde, invece loro sono divertenti perché c'è la narrazione di mezzo, cioè i loro ricettari sono pieni, come si diceva, di riflessioni, aneddoti, pensieri in libertà. Ecco, secondo me la cucina oggi bisogna parlare così, cioè bisogna parlarne inserendola nella vita, cioè la recensione gastronomica, la ricetta internazionale sono morti, hanno fatto il loro tempo. E allora, forte di questa convinzione, ho fatto quattro cose, tentando di raccontare il mondo del sapore sotto punti di vista molto diversi. Il primo viaggio mi è costato caro, cioè mi è proprio costato 630 euro, mi sembra in due, cioè con mia moglie. E con un'altra cosa che forse in qualche maniera ci accomuna è quello di fare tutte queste cose con gli amici, la famiglia, i figli, insomma, che il cibo sia sempre una cosa di convivio, una cosa sociale, perché sennò si diventa 150 kg alcolizzati, chiusi in casa, ammati, quindi è sempre peggio. Il primo viaggio è stato, avevo ancora solo un figlio, ma lui l'ho fatto mangiare a casa per risparmiare sul menù bimbi, e siamo andati da Alain Ducasse a Monte Carlo, che è il più famoso, dispendioso, assurdo ristorante del mondo. È sulla piazza centrale di Monte Carlo, dentro l'albergo. Il ristorante si chiama Weekends, è un posto da narcotrafficanti, oligarchi russi, VIP, presunti VIP, finti VIP, cioè anche perché poi per 100 euro sono tantissimi. Però uno può anche decidere una volta nella vita di spenderli e essere trattato come se fosse Beckham. Ecco, questa è stata la prima esperienza, quindi la ristorazione di altissimo livello, non solo di altissimo livello dal punto di vista del cibo, di altissimo lusso, charme. Fate conto che questo è un posto in cui si entra e nel soffitto ci sono delle tartarughe che penso che siano state tipo tumulate vive, e quindi dà proprio senso. Racconto solo un aneddoto velocissimo perché una cosa che mi ha colpito tantissimo, lo racconto sempre, che entriamo, ci sediamo naturalmente tutti su sé cose, con il nostro bambino, con il nostro primo genito, aveva un anno e mezzo, faceva un casino assurdo, tirava qualsiasi cosa, però non hanno battuto ciglio perché ovviamente il cliente ha sempre ragione. E al tavolo accanto a noi, che erano sei persone che sembravano Tutankhamon e i suoi parenti, nel senso che avevano 150 anni a testa, 10.000 euro di vestiti addosso a testa, perché erano probabilmente erano monegaschi, quindi Louis Vuitton dovunque, e li portano a queste sei persone al menù e poi gli portano una scatola in eralica. Io dico, una scatola grossa così, e dico, chissà cosa saranno i sigari, però dico, devono ancora cominciare a mangiare, si faranno un sigarino prima di... Gli aprono questa scatola in eralica e dentro la scatola in eralica c'erano gli occhiali per leggere, cioè degli occhiali per leggere il menù, perché il cameriere si è accorto che uno di questi senza occhiali aveva fatto così sul menù, signora, bisogna gli occhiali. E non solo c'erano tutte le gradazioni di occhiali, ma c'erano le montature. Cioè uno poteva scegliere di prendere una di 3,5, ma quella un po' più Lady Gaga, quella un po' più Ray-Ban, un po' più Top Gun. Vabbè, il primo viaggio è questo, cioè quindi massimo lusso,
per raccontare il mondo della gastronomia di alto livello dal punto di vista dei sapori e il cibo come potere, come diciamo status symbol, non mi viene la parola, come status symbol. Ci siamo divertiti, è stato simpatico, non è stato il pasto migliore della nostra vita, però abbiamo mangiato molto bene. Siamo stati molto moderati, visto che un calice di vino costava 18 euro e ci siamo contenuti. La seconda esperienza, che è quella che è stata probabilmente più interessante, è stata andare a lavorare qualche giorno in un ristorante. Io ho un po' di amici cuochi, sono andato con un amico cuoco e gli ho detto: senti, vedo sempre trasmissioni di televisione, in cucina, ma vorrei capire, vedere con i miei occhi e provare con le mie mani se davvero le cose che vengono rappresentate sono quelle giuste. Posso venire da te a lavorare una sera? Una sera, se solo in braccio, non serve a niente, almeno una settimana. Abbiamo fatto una trattativa, abbiamo chiuso 3 giorni e sono andato a lavorare 3 giorni in questo ristorante di media fascia, un buon posto, e ho perso 20 anni di vita. Penso che io, se non so se i giovani, se qualcuno ha, intende, o ha figli che intendono fare il cuoco, sconsigliatelo di tutta lì. Diciamo che, come dicono in tanti, uno non fa il cuoco, è un cuoco. Penso che è una di quelle cose che ci bisogna nascere. È come fare, non lo so, il musicista, piuttosto che... Se vuoi una cosa talmente, che è esatto, no? Avete una qualità di linguaggio che è una vocazione. Quindi, se uno non ha una vocazione, forse... Sì, in effetti. Vabbè, voi siete sempre a Palermo, quindi siete abituati. Io, che ci vengo una volta ogni tanto, stanotte, cioè la notte passata, ne ho approfittato. Il terzo capitolo è palermitano, quindi la terza dimensione del cibo per me è stata il cibo di strada, perché penso che il cibo di strada, come dicono tutti, insomma non sono io a scoprirlo, sia il modo più veloce, diretto, immediato per assaggiare la cultura di un posto, perché è un cibo tradizionale in cui sedimentano i saperi di un posto e poi viene fruito in maniera conviviale in mezzo alla città. E dovendo scegliere dove mangiare, ovviamente ho scelto Palermo. Diciamo che il derby avrebbe potuto essere Palermo Napoli, perché anche Napoli si difende. E però alla fine invece sono venuto a Palermo e questo ve lo posso dire scientificamente, perché ho l'elenco. Poi da qui ho l'elenco di quello che ho mangiato in un pomeriggio. Sì, sono venuto a Santa Rosalia, quindi insomma. Perché era terrorizzato. Io, stancandomi in mezzo alla città, ho mangiato un po' di sera. E non perdeva, si vedeva polpo, spinzone, frittola, cozze crude, insalata di mare, gamberi crudi, pane cammosa, panelle, crocche, arancina, cannolo, babbaluci, scalogno verdellato, stricchiolo, buccellato. E non ho fatto tutto. Guarume. Poi. Sì, poi ospedale, sono stato 3 giorni in ospedale e poi ho ripreso l'aereo per la mia. Quindi è nato un grandissimo amore per Palermo e poco dopo mi è stato chiesto di fare la guida turistica Lonely Planet di Palermo, quindi poi a questo giorno e mezzo poi si sono sommati tanti altri giorni, quindi ho assaggiato un sacco di cose. Ed è stata un'esperienza totalizzante, il mio medico me la rimprovera tuttora, però molto bella. Il quarto e ultimo capitolo. Visto che, come diceva il grande Brian Savarin, una delle cose più belle della vita è invitare la gente a casa, e invitare la gente a casa vuol dire prendersi la responsabilità della felicità degli ospiti sotto il proprio tetto per tutto il tempo in cui si fermeranno, ho invitato gente a casa. Anche perché è un'esperienza col cibo che facciamo tutti, nel senso che chi più, chi meno. Io nel libro dico c'è chi invita e c'è chi non invita, e il mondo si divide un po' in due, insomma. E l'esperienza di invitare gente a casa, io penso che qui, insomma, se siamo qua a parlare di cibo, vuol dire che anche a voi capita di invitare gente a casa, e lei si fa invitare, a patto che porti da casa. Ed è stata un'esperienza interessante perché è stata l'occasione per ragionare sui miei cibi. Cioè, mi sono chiesto, invito gente a casa, che cosa li cucino?
che ne ho pensate di tutti i tipi? Alla fine la risposta più onesta che mi sono dato è stata: gli cucino i piatti della mia vita, cioè quelli i piatti della mia memoria, delle mie radici. Il problema è che io non ho radici, nel senso che nessuno in casa mia cucina, e quindi sono dovuto proprio andare a pescare con le pinze quei 3-4 piatti imparati da una disgraziatissima nonna. Mia nonna è crudelia del mondo, cioè è tipo quella della carica dei 101, e tipo tutta impellicciata, è parigina, impellicciata, è cazzosissima, e non cucina mai, al limite per notte ristoranti. Quindi ho tentato di ricordarmi almeno un piatto che facesse lei e altre due cose, e ho invitato gente a casa. La cena è andata malissimo dal punto di vista gastronomico, perché ho fatto un sacco di casini, perché cucinare bisogna essere capaci, ho scotto delle tagliatelle, quindi è diventato un malloppazzo, ho sbagliato a fare la spesa, però alla fine poi, grazie insomma, al convivio, lo stare bene ha avuto la meglio sul mangiare bene, e forse penso che alla fine debba essere sempre così, cioè che l'importante sia stare bene insieme, poi se uno non sa velena, è anche meglio. Grazie. La memoria, il cibo che ti ricorda la tua infanzia. Io penso, ed è un po' lo spirito anche del sito Saggi e Saggi, che ci siano dei cibi cosiddetti del conforto, che la cui preparazione, prima ancora che il cibo stesso, fa sì che si metta in pratica una sorta di rituale che ci conduca alla mente momenti che per noi sono stati importanti, più o meno felici, non è necessariamente neanche questo importante, ma che comunque hanno segnato la nostra vita. E quindi mi piacerebbe sapere da ognuno di voi, ne avevo anche anticipato, se c'è un cibo che in particolare ti ricorda appunto questa infanzia, un cibo del conforto. Sicuramente una cosa per me iperconfortante è quando decido di dirvi che mi voglio bene, io mi preparo il pane. Il pane fatto in casa, non il pane gommoso del forno, sempre fresco triste. Il pane fatto in casa, quindi la pagnotta coccolata, curata, impastata a mano, infornata e mangiata calda. Quello è l'unica cosa a cui non potrei mai rinunciare, che non ho ogni giorno il tempo di preparare, però quando dico basta, oggi è domenica, mi chiudo in casa, mi leggo un libro e mi faccio il pane. Quello sicuramente è una cosa che mi conforta tantissimo. Faccio un piccolo appunto sull'ultimo intervento di Luca, ovvero noi siamo qui, Luca, io e Stefania, per darti una seconda possibilità. Adesso hai due libri meravigliosi, ci puoi invitare a cena e ci dimostrerai che i nostri libri funzionano. Faremo una cena vegetariana e senza glutine, e noi poi promesso che scriviamo un altro libro. Ottavio è disponibile, secondo me si accolla. Approfittiamo per salutare l'editore e ringraziarlo della sua follia e incoscienza, non tanto per la disponibilità, perché quella è una cosa meravigliosa, ma lui per accollarsi una cosa come quella mia e di Stefania, o è follo, è incosciente, o è un genio e ha capito qualcosa che noi ancora non abbiamo capito. Speriamo che sia la terza ipotesi. Stefania, ci dice il tuo cibo del conforto. Allora, io invece una che non ama molto cucinare, io amo di più mangiare, per questo voglio essere invitata. E quindi a me mi piacciono quelle cose che si fanno velocemente, perché quando sono depressa e demoralizzata non voglio cucinare, e quindi mi rifugio dal cioccolato. La Nutella è perfetta. E poi tra l'altro c'è una torta al cioccolato che è senza farina, e che possono fare tutti, con le mandorle e il cioccolato, che si fa proprio 10 minuti il tempo poi del forno, no, sono 2 minuti più il tempo del forno, e quella me la mangerei tutta senza ritegno. E poi piango come il coccodrillo perché i frutti non mi vengono, però quello mi conforta tantissimo. Sai, la sorella farina mi fa ingrassare.
passare, quindi cosa di senza farina non sono e il tuo cibo del composto? Ma allora dico due cose. La prima, cucinare il conforto, nel senso che, ma non lo dico perché sono qua, a me proprio non c'è niente che rilassi con cucinare, ma nemmeno non so andare a correre, giocare, niente. Cucinare proprio, io arrivo a casa con tutti i problemi della giornata, mi metto a cucinare proprio, sarà che lo faccio con i miei figli, ma proprio mi rilassa. Toccare le cose, non so perché. E invece se devo pensare alla mia, un tempo si diceva Madeleine, adesso si dice Ratatouille dopo la perfetta parabola del film Ratatouille, è la caramella rossana, non so se è, che è una caramella che mi regalava mia nonna, quella buona, non Desmond, non Crudelia, me la regalava da bambino e quindi tutte le volte che mangio la caramella rossana. Sì, esistono ancora, esistono anche i stealth ancora, cioè le caramelle quelle con dentro, che con stealth, che fritti. L'abbinata è perfetta. Sì, sì. Questo... Non so bene. Non si è preparato, non si è preparato. Sì. Posso dire, di aiutarmi in questo, quindi vi do un compitino, è quello di andare nei locali, nei bar, nei dovunque, anche al supermercato, mercato, e dire ma c'è qualcosa senza glutine, ma questa farina è senza glutine, ma perché ci sono anche farine naturalmente senza glutine, come la farina di riso, la tapioca, la fecola, che purtroppo sono contaminate, perché il più grave problema per noi celiaci non è tanto rinunciare al glutine, che non sarebbe così difficile. Purtroppo il glutine è contenuto in talmente tante cose che noi dobbiamo rinunciare a un putiferio di cose, e per voi diventa difficile poi cucinare per noi, perché è ovvio che se io mi devo stressare per cercare una farina, dico senti, preparati una cosa da casa, non ti invito più. Quindi ogni giorno andate in un bar, facciate qualcosa senza glutine, così cominciamo a lavorare e magari si ampliano. Ho un suggerimento ulteriore che giustifica anche il motivo per cui siamo qui. Ogni volta andate in un bar, in un ristorante, quando prenotate per i pranzi, i mattini e le cose, non solo chiedete, presentatevi con una copia del libro di Stefania da lasciare lì. No, non abbiamo niente senza glutine, tenga, studi, io poi prenoto per il battesimo. Te ne pare? Buonissimo. Tra l'altro sottolineo che nel libro tu parli di non tanto senza glutine quanto gluten free, perché ti piace porre l'accento sul fatto che in realtà non sia un'assenza, ma un qualcosa che già attribuire esatto, qualcosa in termine l'accezione positiva di libertà significa che in realtà non è poi così limitativo come potrebbe essere se tu riuscì. Non dovrebbe esserlo se tutti quanti comunque riusciamo ad acquisire una coscienza e una consapevolezza, ed è l'obiettivo che accomuna tutti e due i libri, perché anche sull'essere vegetariano in realtà c'è poca consapevolezza, poca conoscenza, c'è molta ignoranza nel settore, perché c'è il pregiudizio che fa sì che si pensi che chi è vegetariano possa mangiare la cucchietta bollita. Per cui a questo punto, che dire, possiamo concludere. Io ricordo anche nel tuo libro un appello carino di tua moglie, che tu citi comunque durante tutto il libro, in cui che lei è la donna che ha tantissimi appellativi con cui tu la, appunto, la nomini, e lei appunto parla di te dicendo che avere un marito goloso come te, diciamo in realtà è manciataio. Comunque l'ha aiutata a gestire comunque tutta una serie di, cioè diciamo che in realtà lei nel accompagnarti in questo percorso in realtà ha capito esattamente cos'è l'amore, perché in realtà per poter stare appresso di una persona come te così tanto che ne ha chiesto comunque tanti, ecco, stai prendendo la pagina che interessa a te, è una lettera valentina. E quindi io concluderei proprio con queste, che sono le parole secondo me più belle che possiamo dire. Perché comunque no, il nostro partner, cioè perché anche mio marito tutti quanti è calato con la
quando cucini questo lo vedo. Ma perché ti sa, la cucina è amore. Sì, ma guardate, cioè, non lo faccio mai, nel senso che sono parole di mia moglie, però per una volta fate finta che io abbia la voce di un'ottava più alta, sia alto come sono io, biondo, pesi direi una ventina di chili in meno, 25 chili in meno, non so se sto facendo torto a lei o a me, però insomma parecchi chili di meno, e qui appunto tutte queste avventure mia moglie mi accompagna, e anche Edoardo, e poi alla fine ci ha accompagnato anche un pezzettino il nostro secondo genito, però dentro la pancia di mia moglie, e diciamo che Lisa, che è nome di mia moglie, ha un ruolo in tutti i racconti sostanzialmente di castratrice dei miei entusiasmi, e però alla fine mi sembrava giusto darle spazio e farle raccontare la sua versione dei fatti. Allora, il libro si conclude con questo, è velocissimo, ci metto 2 minuti. Lettera aperta alle donne che hanno mariti golosi, ovvero la donna che lo sopporta fin più del dovuto. Care amiche, non iniziano così per resto, del resto tutte le rubriche dei giornali femminili. Cosa posso dire dopo essere stata descritta per 200 più pagine come la donna che castra tutti gli entusiasmi, dopo essere stata dipinta per un intero libro come colei che non capisce gli afflati della propria metà? La risposta più facile sarebbe il silenzio. Quei silenzi che fanno rumore, una pagina bianca sarebbe l'equivalente cartaceo di un muso lungo, d'un'occhiata eloquente, ma la remissività non è certo una delle mie caratteristiche. Quindi uso volentieri queste paginette per rispondere a tono, seppur in breve. Quando ho sposato mio marito, sapevo del suo vizio. Anche avesse voluto nasconderlo, cosa che non ha mai fatto visto che considera la gola una virtù capitale, c'erano le sue guance e la sua pancia, a tartaruga sì, ma dalla parte del guscio, a denunciarlo. Mi sono detta, vabbè, poteva drogarsi, fare le corse in auto, giocare tutto a poker, essere iscritto a un circolo neonazista, è vero, si ingozza, in fin dei conti è tollerabile. Anzi, per un po' il gioco mi è pure piaciuto. Abituata all'ottima cucina casalinga di mia madre e a cena al ristorante con gli amici in cui contavano più gli amici che le cene, cosa che trovo tuttora saggia, in principio ho accolto l'intensificarsi delle uscite con un certo divertimento. E sulla media distanza che la ristorazione, onestamente, frantuma la pazienza. A meno che non ci si rassegni, e non è certo mia intenzione, in questi anni di cene forzate ho conosciuto innumerevoli mogli autoimmolate sia in tour de force gastronomici imposti dai mariti, signore magari dall'appetito timido e dai gusti delicati costrette a interminabili degustazioni con tanto di produttore di vino, di farina, di olio, di capperi, di zafferano, di caprino dal peggio che tengono per orazioni infinite dedicate alle proprie assurde coltivazioni di nicchia. Le vedo queste signore mentre i loro occhi si fanno vitrei durante l'ennesimo spiego tra la 15ª e la 16ª portata e provo una grande solidarietà, una certa rabbia e un pensiero preciso rivolto al mio consorte. Io no. Lavoro nella pubblica amministrazione, vorrei vedere l'uomo con la soglia d'attenzione che non supera la mezz'ora, che sarei io. Se lo portassi a uno dei corsi che mi ciuccio io, tipo nuovi regolamenti e loro applicazione nella redazione delle determine riguardanti gli appalti relativi agli arredi urbani. Se, come non mi stanco di ripetermi, il matrimonio è un compromesso, alla fine, come per tutto il resto, è solo una questione di temperanza, di reciproco rispetto, di pazienza e, quando queste tre virtù meravigliose non bastano, di minacce. Grazie alla pratica costante e convergente di queste 4 azioni, non ultime le minacce, siamo divenuti un equilibrio. Mangiamo fuori, quando ne abbiamo voglia tutti e due, se lui deve io no, ma solo o con amici. In generale si dà una regolata. Come tutti i contratti ben riusciti, è un accordo che soddisfa abbastanza tutti e due. Cena fuori meno di quanto vorrebbe e più di quanto vorrei io. Ma se in una trattativa una delle parti è completamente appagata, significa che l'altra, con buona probabilità, è stata messa nel sacco. È stata una grande conquista della coppia. Abbiamo trovato un giusto punto di contatto. Poi è nato Edoardo. In un primo tempo, anzi, in un tempo che chiamerei preliminare, questo ha fatto buon gioco all'uomo che sfrutta le mie debolezze. Durante la gravidanza avevo una tale fame che difficilmente riuscivo a dire di no a un invito.
Poi l'avete tra le mani un infante che non sapevamo bene come maneggiare, come tutti i neogenitori, appesato sul mio piatto della bilancia, con la scusa di preparare manicaretti deliziosi per il pupo con ingredienti giusti, gli ortaggi di mio padre in primis, abbiamo riscoperto la gioia e la necessità di stare a casa. Anche l'uomo che ama spignattare con risultati ondivaghi ha trovato un nuovo cliente per i suoi esperimenti domestici e questo rende i nostri pasti più complessi e più divertenti. Quindi, se devo dirla tutta, oggi sono ancora più soddisfatta di come stanno le cose e nel contesto di queste nuove condizioni, l'accompagnare colui che accetta gli incarichi più scriteriati nei 4 pellegrinaggi che avete appena letto è stato fin divertente, anche se di un divertimento diverso dal suo. Ducasse mi è piaciuto per lo charme. Fa Fusca, che è il ristorante dove ho lavorato, è stata un'occasione per un bel pranzo con i miei parenti. Palermo non l'avevo mai vista, invitare gli amici a casa è sempre un piacere. Quello che mi preoccupa è il futuro. Edoardo ha le guance e la pancia di suo padre. E tutto fa presagire che avrà lo stesso scriteriato entusiasmo verso qualsiasi sostanza edibile. Per ora non conosce le tentazioni del mondo, ma temo quasi di più che scopra l'esistenza delle trattorie più che dei motorini e delle sigarette che fanno ridere. Mi attendo una dura battaglia, ma non dispero. Quel che è certo è che non mi manca l'allenamento. Questo è. Grazie a tutti. Vuoi aggiungere qualcosa? Voglio intanto ringraziare nuovamente tutti voi presenti. Voglio dirvi che sono felicissima di essere qui oggi a presentare il mio libro insieme a 2 libri in cui si parla di cucina. Cucina per tutti. Felicissima di essere qui con Stefania, che è anche una cara amica, di essere qui con Luca, che si è accollato veramente la mia follia di delirio, ma che io ho amato, il suo libro l'ho amato sin dal primo istante, dal primo arrivo. E quindi ringrazio veramente, ringrazio Manuela di averci seguito, intervistato, domandato per gli scambi che abbiamo avuto. Per me non c'è posto e momento più bello di questo, perché trovarci a Palermo in un contesto del genere, all'interno di un festival del genere, che è una cosa meravigliosa. Un posto è un momento che esistono perché abbiamo qui, anche qui presente, un editore e una realtà palermitana che a me personalmente rende fortissimamente orgogliosa di essere palermitana e spero anche a voi. E quindi voglio ringraziare proprio tutti i presenti oggi qui, Ottavio, tutta la casa editrice, le ragazze della casa editrice che ci supportano e ci sopportano, che hanno una pazienza infinita. Voi che vi siete accollati in queste chiacchiere e ancora non avete assaggiato niente, perché qui c'è anche da assaggiare. E con questo io ripasso la parola a Manuela e vi ringrazio. Allora, per gli assaggini potete accomodarvi a questa colazione del sera, quindi un mini buffet e farete degli assaggini.